avere a cuore l'ambiente che ci circonda è un dovere per ognuno di noi. Nella raccolta differenziata di alcuni rifiuti abbiamo visto un'opportunità, quello di poter trasformare in un percorso di riciclo ed ottenere nuovi prodotti, tutto questo tutelando l'ambiente che ci circonda. Lo scarto che si genera da un processo viene riutilizzato e rientra all'interno di un altro processo produttivo. In questo modo cerchiamo di produrre meno rifiuti e di generare nuovi prodotti, quindi nuova energia e non da meno anche nuovi posti di lavoro. Abbiamo pensato di cominciare a comunicare come erano fatti gli oggetti, con che materiali erano fatti gli oggetti, e quindi abbiamo coniato fin da subito il nome oggetti comunicanti. Abbiamo pensato di parlare di scarti. Eravamo seduti sopra tonnellate di immondizia che le aziende buttavano e sprecavano materiali. Il computer rigenerato è un prodotto adesso conosciuto non solo come un prodotto valido tecnicamente per le persone, ma come qualcosa che ha un significativo impatto positivo, diciamo, sull'ambiente. L'esperienza di Orti Alti ha a che fare prevalentemente col tema della rigenerazione urbana, con il preservare il consumo di suolo, non tanto perché l'agricoltura urbana consumi suolo, ma perché va nella prospettiva di aumentare la quantità di verde in città e contribuire a migliorare le prestazioni ambientali e la qualità ambientale dei centri urbani. Per noi comunità e territorio è una pratica concreta. Tornare a mangiare il proprio pane significa tenere in piedi un territorio, tenere in piedi i modelli culturali, coltivarlo, questo grano, gestire quel territorio, animare il paesaggio, animare il proprio spirito. Il processo culturale è alla base di tutto questo. Portare avanti altri progetti che abbiano anche e continuano ad avere un risvolto sociale nel nostro territorio. Riciclare gli scarti della città per ridare alla città stessa nuovi prodotti come funghi, insalate, ortaggi e altro. Il nostro futuro è divertirci assieme ad altre aziende che hanno il nostro stesso DNA e quindi vogliono fare business, però creando un impatto positivo sul territorio. Riuscire a costruire un impianto vero e proprio di rigenerazione di materiale informatico. Innescare più impatti possibili dal punto di vista non solo ambientale, ma anche sociale ed economico. Organizzare i tempi dell'impresa tenendo conto di questa necessità relazionale con l'altro e soprattutto con il suolo, con la terra.